È arrivato il momento della rivincita, la federazione mi ha rifatto sfidante ufficiale al titolo italiano, io ho accettato subito perché ci tengo a riprovare a portare il titolo a casa. Non sarà facile perché qui è un ragazzo che è in fase di crescita, io ho la mia età, quindi di crescita penso che non ne ho più, però ci voglio tentare perché l'ultimo incontro secondo me è stato molto equilibrato. A modo mio, secondo me non avevo perso, quindi ci voglio riprovare. Logicamente ho bisogno dell'aiuto di tutti i crotonesi, del comune, del CONI, degli imprenditori, del pubblico. Non c'è una sensazione più bella di combattere col proprio pubblico. E ci tengo a dire una cosa, che se dovessi vincere l'asta, io a Crotone non è che voglio solamente organizzare il titolo italiano, voglio organizzare uno sport coinvolgendo anche le altre paesi di pugilato che ci sono a Crotone, anche qualche altro tipo di sport da contatto, fare proprio una festa degli sportivi crotonesi e tutti insieme festeggiare. Fare una festa quel giorno e festeggiare. Mio padre, quando parlava il titolo italiano, gli brillavano gli occhi e quindi sono sicuro che da lassù lui sarà orgoglioso. Lui ama molto la città di Crotone e in ogni post che voi vedete anche sui social. Finisce sempre per Forza Crotone, per la mia amata Crotone, che è diventata un po' a livello nazionale quasi un po' uno sfottò. Ma è possibile che tu debba finire sempre così? Sì, è innamorato della sua terra, vuole fare qualcosa per la sua terra, ovviamente è innamorato del pugilato e lui lo fa attraverso quello che sa fare, attraverso il pugilato e attraverso il suo stile di vita. Che vi posso garantire è un esempio per tutti gli atleti calabresi e non neanche a livello nazionale. Bisogna fare un tavolo dove ci si mette insieme e tutti insieme, nelle possibilità di ognuno, di fare in modo che questo titolo italiano rimanga a Crotone, perché è fondamentale. Lo sport promuove anche la città dove si svolge, quindi è un veicolo anche turistico, è un veicolo anche di far promuovere la città, oltre che lo sport è di esempio ai tanti giovani che oggi si affacciano allo sport e che hanno bisogno di esempi positivi. Riflettevamo proprio sull'età, qualche anno fa, negli anni 90, c'era Foreman che fece un incontro a 46 anni e sembrò una sfidare le leggi della fisica. Tobia all'età di 45 anni, a marzo, contenderà il titolo italiano. Se dovesse andare a buon fine l'asta, l'amministrazione si è impegnata, si impegna a dare tutto il supporto logistico in termini di impiantistica sportiva, che è previsto anche dalle diverse concessioni dell'impiantistica, quindi regolamentato, soprattutto se si riferisce a un evento che, di portata nazionale che può attrarre flussi turistici, può essere volano di visibilità per un intero territorio.